Sconcertante, sì, in effetti non saprei cosa dire, cioè, pensare che una persona non si ferma dopo aver fatto una cosa del genere è inconcepibile, insomma, veramente, ecco. Tra l'altro qua vi conoscete un po' tutti? Sì, abbastanza, cioè adesso la ragazza non la conoscevo, però il paese non è grandissimo, quindi sì, più o meno si conosce, c'è stato un tantan, diciamo, anche sui social, sì. Mi spiace perché una ragazza così giovane veramente. Una cosa inconcepibile. Io mi domando come fa una persona a abbandonare, dopo che ha ammazzato qualcuno, abbandonare e scappare. Una cosa inconcepibile. Mi dispiacerebbe conoscerlo perché perderei tutta la stima di questa persona. Penso che quell'uomo o ha perso la testa, io direi prendolo. Adesso fagli pagare quello che si aspetta, perché non può agire con questo modo, capito? Bisogna che una persona sia responsabile dell'azione che fa. Arrabbiato molto. Stasera lei andrà alla fiaccolata? Sì, penso di sì. Con la condanna, purtroppo, perché doveva fermarsi e prestare i primi aiuti, perché sono essenziali questi qua. Sono momenti decisivi, insomma, quei momenti lì. Di perdonare anche questa persona, anche se ha fatto tutto questo, perché tanto vendicarsi o avere rancori, roba, non ti porta a niente. Io sono dell'idea che, vabbè, può averlo fatto in un momento per scappare, però dopo doveva almeno, essendo 54 anni, penso che sia un padre di famiglia e che abbia dei figli, penso. E quindi portarsi un rimorso così nella vita non credo che serva. Però portare odio e non perdonare si sta ancora peggio. Io credo che l'unica cosa che è pregare per questa persona che ha fatto questo. Lei conosce la famiglia della Giuliana ragazza? Noni, gente molto brava, molto buona, tanto.